Siamo con Fiori alla fine di questa partita. Quanto si soffre, il tifoso, te in panchina, che sei un po' tutto fare, non soltanto a Varese, ma anche in federazione, tutto. La federazione più, perché da quest'anno non, non sei più, scusa. Quest'anno non collaboro più con loro, ma non è quello lì il problema. Si soffre tanto stare in panchina. Era un po' che non andavo in panchina, quest'anno sono tornato in panchina, devo ancora riabituarmi al clima delle. A questo clima di partite tese, mi agito un pochino di più, sono i ragazzi a dirmi di stare calmo, quindi dopo al contrario, dovrei essere io. Ma... Quanto queste partite di playoff dove anche la squadra tecnicamente più debole riesce a ingabbiare anche la squadra più forte? Questa è la legge dei playoff. Abbiamo visto anche oggi il Como ha vinto a Pergi nell'overtime 5-6, quindi... Un grande allenatore però, eh. Sì, per carità divina, però è come hai detto giustamente tu, riescono ad imbrigliare le partite, non è facile, bisogna riuscire a fare il nostro gioco. Noi oggi abbiamo giocato, abbiamo fatto il nostro gioco, siamo stati assolutamente incisivi, tantissima intensità, è come sanno giocare questi ragazzi, no? Se invece facciamo il gioco degli altri, poi rischiamo di rimanere invischiati in maglie un po' strane. Quanto è importante i due vecchietti, Vanetti e Raimondi, per lo spogliatoio, per il gruppo, per l'esperienza e anche per la classe che hanno? Vabbè, sono sicuramente importanti. Il leader in spogliatoio è sempre stato una delle figure importanti dai tempi delle squadre vincenti i nostri scudetti. Andrea e Edo sono sicuramente due leader, ma non dimentichiamoci anche Marcello, perché Marcello sta giocando. Marcello sta giocando un campionato spettacolare, oggi si è preso la squadra sulle spalle, se l'è presa anche in tante altre partite, però anche Andrea, che ha giocato infortunato e ci ha messo tutto, perché ai playoff si gioca, e poi nonno Edo è nonno Edo, carica tutta la squadra, la sua esperienza, ma la sua voglia di giocare, di stare in campo, che è importante. Grazie e alle prossime. Speriamo di rivederci qui martedì.